siamo molto curiosi di servirti per darti una mano sulle esperienze e competenze che abbiamo maturato negli ultimi 15 anni. Abbiamo una serie di tappe che stiamo percorrendo, la realizzazione degli impianti, quindi l'impianto di compostaggio nuovo di cui la gara è in corso, i concorsi che si stanno, diciamo, è in corso il concorso per le assunzioni, il tema dell'acquisto dei nuovi mezzi, e quindi anche su questo c'è un investimento importante da SIA, e poi tutta la riorganizzazione del servizio di raccolta, e quindi di raccolta anche ovviamente differenziata. Questo accordo con CONAI ci dà una mano importante, perché ci supporta in queste attività di progettazione, anche utilizzando le nuove tecnologie di tracciamento, per fare in modo che il sistema di raccolta a Napoli sia un sistema efficiente, un sistema competitivo che garantisca un buon servizio ai cittadini e raggiunga i livelli di raccolta differenziata a cui noi aspiriamo e da cui siamo ancora lontani, e garantisca poi una città più pulita e più sostenibile dal punto di vista ambientale. Praticamente sul territorio, per poi calare il miglior servizio, che sarà sicuramente un mix. La firma di oggi di questo protocollo deve essere letta in un progetto complessivo di rilancio di ASIA. Nel progetto complessivo di ASIA, che l'impegno che abbiamo preso con i cittadini è aumentare il decoro urbano, e questo va insieme al nuovo bando che abbiamo fatto delle assunzioni a migliorare tutte quelle che sono le fasi di spazzamento, di pulizia, di lavaggio di strade all'interno della città. Il nostro interesse non è quello di fare le multe e quindi incamerare soldi da chi non fa la città, ma educare i cittadini, e una volta educati e comunicati in maniera corretta devono sapere che c'è anche una fase di repressione, quindi praticamente se non ascoltano un po' quello che cerchiamo di dire in maniera, diciamo, abbastanza diretta, quindi con i cittadini, c'è un'attività appunto di controllo e di repressione. Questo è il primo accordo che facciamo con una città metropolitana. Abbiamo varato una serie di progetti di questo tipo per poter trasferire quelle che risultano essere le competenze di progettazione della raccolta differenziata che abbiamo sviluppato negli ultimi 15 anni per poter far crescere la raccolta differenziata e quindi riuscire a valorizzare maggiormente il materiale che viene raccolto, perché bisogna non solo fare la raccolta differenziata ma fare una raccolta differenziata di qualità. Cominceremo dalla sesta municipalità, dove c'è un impegno, e poi continueremo per fare in modo che però ci sia un sistema di raccolta, e su questo il rapporto con CONAI è fondamentale, che sia adattabile alle diverse realtà della città. Ci saranno anche delle attività di comunicazione proprio per fare in modo che i cittadini si sentano coinvolti in questo progetto e possano essere una parte attiva di questo grande disegno di una Napoli che finalmente sia una Napoli che è pulita, sostenibile, all'avanguardia nella raccolta dei rifiuti, quindi esattamente l'opposto della narrazione che c'è stata negli anni scorsi.